Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro Andronic 91 su Inazuma Eleven Go Galaxy Big Bang. Le avventure non sono ancora finite, ne mancano poche tranne qualche altra squadra che dovrò affrontare dopo ovviamente la storia principale, se vogliamo chiamarla ancora così, anche se in realtà è opzionale questa squadra che andremo ad affrontare oggi. Si tratta della Big Bang, ovviamente. Però vediamo un po' che succede, c'è Pixie alla guida. Che ricordiamo, Pixie è il cavaliere che stava al fianco di Katara. Probabilmente sta armeggiando con la destinazione. La zia, invece, lei si chiama Andrea nel doppiaggio. Lo so, oramai ci ho fatto l'abitudine. E quindi si chiede: ma cos'è stato? Cos'era quel suono che ho sentito? Ora, noi possiamo affrontare la squadra finale, credo, quante volte vogliamo, visto che ripartiamo da qui. Però c'è anche il Berserk Ray ogni volta. Ah, quindi è una tattica proprio quella che fanno. E no, invece noi andiamo alla Gala al Galaxy Note. Andiamo. Ci andiamo col teletrasporto fantomatico. E ok, perfetto. Possiamo scegliere un'altra destinazione, credo. A questo punto, per attivare la destinazione nuova, direi di tornare sulla Terra. Non so se bisogna andare su per forza la Terra oppure un pianeta a caso, però penso che sia la Terra, dato che dobbiamo tornare a casa, diciamo. E ho dovuto cercare un attimino di capire come funziona perché sinceramente non ci stavo capendo nulla. Accidenti, che succede? Siamo arrivati su un nuovo pianeta. O meglio, non è proprio un pianeta. Dovrebbe essere, dato che ho visto anche delle immagini dal team di traduzione, visto che faccio parte anch'io. Ho visto, si chiamava Spazio Profondo, mi sembra una cosa del genere. Quindi atterraggio di emergenza. Ovviamente l'allenatore Black non è con noi. Ah, ma è un warp, non è un atterraggio di emergenza quello che dobbiamo fare. C'è l'aurora boreale su questo pianeta? Com'è possibile? È assurdo. Però a quanto pare siamo tutti quanti salvi. Mi chiedo ora se io abbia la capacità per affrontare questa squadra. Perché dovrebbe essere a un livello superiore a 50 almeno. Cosa è successo? Un cortocircuito? Questo valore numerico è strano. Certe coordinate non dovrebbero esistere nello spazio. Come non dovrebbero esistere nello spazio? E quindi abbiamo preso un warp così a caso che ci ha portato in questa destinazione? Non lo so, non mi riconosco nemmeno io. Come non ti riconosci nemmeno tu? Che cosa significa? Ah no, lei non capiva. Questo posto non dovrebbe esistere nello spazio, eh? Sembra quanto interessante. Beh, sicuramente è interessante, ma è anche pauroso. Beh, pare che ci sia atmosfera, quindi potremmo stare più tranquilli. Se c'è atmosfera vuol dire che è simile alla Terra. Pixie, tu ne sai per caso qualcosa? Dovresti dirci qualcosa che non ci hai detto? A quanto pare Pixie sa qualcosa, ma non ci dice nulla. Praticamente quello. Lost Galaxy. Ah, Galassia Perduta, sì. Ok. È quello che abbiamo visto. Cioè, che voi non avete visto nel video. Io l'ho visto però. Praticamente a fine gioco ti fa vedere un'immagine, un fermo immagine di questo posto, tra le altre cose che poi ti spiega. Non l'ho messa nel video finale perché non era necessario, a mio avviso. Dato che lo facciamo subito, quindi. Magari poi quando, semmai, uscirà una versione italiana completa, o patch, o quello che è, comunque sia, dopo leggerò tutto quanto. Ma cos'è questo posto? Ma dov'è che ci troviamo? Forse nello spazio profondo? Più una stella? Praticamente stai dicendo che ci sono dei detriti sparsi su questo pianeta? Sono attratti da questo pianeta, da una forza di gravità superiore forse? E ci sono anche delle squadre nemiche da affrontare? Ma serio? Che troviamo qui? Premium shoes, ok. Non intendo affrontarli, però dovrei andare a vedere cosa c'è di là, ok. Questo non guardo. Non possiamo andare apparentemente. No, non possiamo ancora andarci, ok? Cerchiamo un po' in giro cosa c'è allora. Ah, salve! Lei abita qui? Scale rotte, un ascensore forse? Non possiamo andare da nessun'altra parte, una porta. Uno Stargate?
Perché non c'è nient'altro dall'altra parte. È tutto vuoto. Cioè, finisce il pianeta? Ah, sembra che non si voglia aprire. Molto strano. Ecco il Pixie! Pixie! Lui ovviamente, ecco, adesso ci guida. Perché lui sa. Aspetta! Non ti preoccupare, Arion, tanto non scappa. Aspetta però. Ah, ma ci sono delle luci queste. Alcune fulminate, altre no. Beh. Ovvio. Pixie! Sicuramente ci vuole guidare. Lui dovrebbe essere Sarges poi, no? Uno. Ah, è passato! Su Kiel! Ok. Ma questo, vabbè, questo oramai ci fa parte della famiglia. Doria! È un urlo, Doria, non ha una traduzione vera e propria. Bambaros, Chemo, il re di Kiel? Questo tipo di combattimento è barbaro. Ma perché? L'elmo che porta quel cavaliere viene da una mucca comune? Non ha senso quella frase. C'è qualcosa che non mi riporta. Questo qui invece vorrebbe essere più pratico con la spada. Eccatora bambina. Ah, quindi si parla di 10 anni fa almeno. Ai tempi di Mark Evans. Questo qui non si arrende. Ma forse intendeva le corna della mucca? Schiari, muori. Forse intendeva dire che le corna della mucca, riprendendo il discorso di prima, perché mo ci ha fatto pensare un attimo, no? A parte che è bello che ci siano ancora scene in CGI, cinematic praticamente, e probabilmente dovrebbero esserci almeno una o due ancora scene animate con la tecnica tradizionale. Ah, Ushia. Ah, ma è il nome allora. Non è che. Io pensavo che era animale, invece è suo nome. Perché mucca. Il suo nome significa testa di bovino, mucca. Ora capisco, infatti, perché c'è quel. Perché ha l'elmo con le corna. Ma si può, ma si può, ma dai. Ma dopo uno riconnette, no? Sì, calmati però. Wow. Che prepotenza proprio, Vacci. Ah, ha vinto. E bravo Sarges. Sì, ma fate imparare il giapponese tra i doppiatori, per favore. Sia chiaro che intendevo inglese, mi è uscito giapponese, però stavo pensando inglese. Oppure scrivetelo proprio con le lettere romane, se no non capiscono un cavolo, non capiscono quando leggono. Il suo nome è Sarges Rugu, quindi non è testa di bovino. Cos'è questa confidenza? Eccola, la chiamata testa di bovino, però tutto quanto scritto in caratteri Kata. E non Ira, stranamente. Era un po' mischiato, forse. Era un po' Ira, un po' Kata. Ma cosa significa questo? Probabilmente era il passato di Sarges che vive nella fatina. Però
Anche se in realtà dovrebbe scomparire, dovrebbero essere scomparsi insieme a Potomuri le fatine, no? Perfetto, ora possiamo andare avanti. Ma si è illuminato. Forse significa che possiamo proseguire, Temma. E noi proseguiamo, non ce lo facciamo ripetere un'altra volta. Teletransportation? Oh yes. Nemico in vista. Qui ce n'è un altro. Oppla. Niente foto, perché giustamente nello spazio non si possono fare foto. Ma ci sono un bel po' di nemici o mi sbaglio? Ne vedo un po' troppi per i miei gusti particolari, eh. Aspetta, no, pensavo si potesse andare. Un nani? Cosa abbiamo? Lightning Axel. Quindi accelerazione voltaica. Non so come si dice, come chiama, come tradurla. E un'abilità, ok. Quindi questa mi vuole sicura. Questa o quello mi vuole sicuramente sfidare. Potevo dire questo. Vabbè, insomma, ci siamo capiti, no? Quella non mi vuole sfidare. Perché non mi ha chiamato. Ma questo qui che ha la testa del polipo, quel giocatore lì, proviene dallo stesso pianeta del commentatore. E un altro tuffo nel passato? Ma era necessario? A quanto pare. Non che non mi piaccia, però vorrei affrontare la partita. Su questo si basa Inazuma Eleven, oltre ovviamente ai ricordi dei vari personaggi. Però forse mi fa strano perché Inazuma Eleven di post-game, a parte le sfide, non è che abbia molto. Diciamo che qui forse stavano sperimentando quello che poi è stato fatto in Yo-Kai Watch 2 e 3. 3 soprattutto. Che poi Yo-Kai Watch è stato spinto al massimo da level 5. O è stato anche, anche le promozioni di Inazuma Eleven ci hanno messo Jibanyan a non finire negli ultimi episodi. Sarges, bentornato. Com'è andata questa volta? Ci ho messo il 100% della forza, come sempre. Ah, che bravo. Sono gelosi di Sarges loro, a quanto pare. Pensano che non sia, che non debba stare così attaccato alla principessa Katara. Ah, forse si è accorta che si è fatto male, però lui ha detto: no, non è niente, è una specie di orgoglio per me ferirmi. Cioè, detta un po' così, però non è il massimo. Contento lui. Qualche anno dopo. Già vediamo che Katara è cresciuta. È ancora una bambina, però. Ah, qui deve essere morto il padre, allora. Ti ho lasciato solo e sei morto. Ma l'hai lasciato solo? Beh, non è che tu puoi sempre stargli appresso. Dovrai pure svolgere le tue mansioni da principessa, no? Principessa, non piangere. Se il re ti vedesse piangere, diventerebbe triste. Oh. Sicuramente il re ha lottato fino alla fine contro una malattia, probabilmente. O forse in battaglia? Non viene detto. Dice solo che ha combattuto fino alla fine, ma non combattuto nel senso di spada a spada, pugni a pugni. Un combattimento generico non viene specificato. E lui ovviamente. Ovviamente. E questa è la parola chiave. Lui si dispera. Sta urlando. Allora il re potrebbe essere caduto in battaglia. Sarges, non piangere, su. C'è rimasto più male lui che Katara. Ok. Quelli erano Sarges, Katara e anche Potomori. State vedendo i ricordi del pianeta Kiel, Temma. Non te lo spieghi? Neanche io, sinceramente. Forse è un po' di retroscena per la partita che poi andremo ad affrontare. Ok, qui non so come ci si arrivi. Ah, aspetta, qui si va avanti, allora no, voglio un attimo. Eccolo. Volevo vedere infatti dove portavano le scale. La chiave d'oro? Sì, Kin. Kin è oro. Ah. Aspetta, qui si continua però. Ah, ecco. Infatti mi sembrava strano. Quindi la chiave d'oro si prende qui? Ottimo! Pensavo con le partite, infatti non le ho affrontate più perché. Ah, poi devo fare anche questi ragazzi che. Devo fare anche queste partite qui io. Con gli extra, ora che ci penso. Ok. Cercherò anche. Forse alcune le ho tralasciate, quindi sicuramente me le andrò a cercare quelle che non ho trovato.
Allora, lì si fa la partita, no? Quindi equipaggiamo un attimo i nostri amici. Bene, ci siamo. Io ho dovuto un attimo stoppare la registrazione prima. Ma ora ci siamo. Piccù! Vediamo questo pixie cos'altro ci fa vedere dei suoi ricordi passati. Che sia poco prima della distruzione, oramai Katara sembra grande, sembra. Il trono di Katara-sama. Sì, praticamente ora stanno dicendo che loro saranno al servizio della principessa Katara. Dato che appunto è diventata regina a questo punto. E Sage ora è il loro nuovo comandante? Comandante dei mille tagli? Dovrebbe essere il comandante dei mille tagli, ma non ne sono sicuro. Bambaros dice che lui ha unificato Kiel. Probabilmente è un guerriero di gran lunga più studiato, diciamo, di Sarges. Ah, ho capito. Quindi ora lui deve andare in guerra allora. Deve essere lui allora ad unificare Kiel. Non che già è stata unificata. Boh, il testo è strano, ragazzi. Arges, come puoi creare un mondo senza guerra se lo vuoi distruggere con la guerra? In effetti, sì, è particolare la cosa. Secondo me lui è morto in guerra. Probabilmente è così. Molti cavalieri sono andati alla ricerca della per distruggere i demoni. Sì, ma Sarges è così doloroso non poter far niente per aiutarli. Katara-sama, attenzione. Oh, è stato catturato per il crimine di omicidio? Ma non è possibile. Ovviamente lui sta negando. Ma forse intende. Sta dicendo che potrebbe essere sicuramente stato fatto apposta. Probabilmente è così. A questo punto Katara vuole andare, vuole appellarsi, non so di preciso. Diciamo alla corte, diciamo. Però in questo caso, dato che lei è di parte, visto che è un suo cavaliere, non gliela fanno passa liscia a lei. Sì, è stato accusato di tradimento allora. L'hanno esiliato dal pianeta. Loro infatti lo chiamano anche fratello, non è giusto che sia andata così. Però comunque sì, sappiamo che poi alla fine è stato sempre vicino a Katara sotto forma di Pixie. La pena di morte è stata abolita grazie all'intervento della principessa. Tuttavia mi tocca andare via. Non piangete per me, diciamo, ecco. Non rattristatevi per il fatto che me ne vado. Inoltre la principessa si è già disturbata abbastanza facendomi rendendomi salva la vita. Quindi non vuole più farsi coprire da Katara. Io credo in te, sono sicura che un giorno tornerai. Principessa. Puoi contarci. La speranza è l'ultima a morire. Bene. Eccolo che se ne va allora. Beh, l'esilio dal pianeta o la morte? In un modo o nell'altro. Ci perdi. Questo luogo riesce a mostrarci le illusioni del pianeta. Può essere che questo è il pianeta Kiel? Quello che è rimasto del pianeta Kiel, può essere questo? Però no, il buco nero l'ha divorato interamente. Ma questo è il pianeta Kiel? Eh sì, guarda, è un campo da calcio. Ah. Ecco il Pixie. Figo. Un attimino che me lo guardo un attimino meglio. Vabbè, no, qui per il momento non c'è niente, a parte che è abbastanza lussureggiante come pianeta. E è bello che l'abbiano usato, poi comunque sia, perché non l'hanno lasciato come semplicemente per le cinematiche. È stato usato il posto, insomma. Bello. Vediamo un po'. Ancora altri ricordi. Diciamo che ora Potomori fa le veci di Sarges.
Oggi Katora non fa altro che andare in giro per il castello. Saranno affari suoi. Ah, cerca di ascoltare le persone. E la parola castello poteva anche essere letta come regno, quindi sarebbe stato più corretto dire regno, ma va letta in entrambi i modi. È una principessa che si interessa al suo popolo, oltre che di se stessa. Difficilmente sorride. Beh, diciamo che l'esilio di Sarges, insomma, non è che l'abbia proprio fatta contenta. Siamo effettivamente nel passato, allora. Ma che succede, principessa? Qualcuno ha invaso il campo all'entrata del castello. Ma stavano lì, non ci hanno visto? Ah, ma non siamo noi quindi! È ancora. Noi quindi non siamo nel passato? Ma è un'illusione allora quella che stiamo vivendo in questo momento? Cioè, noi che siamo sul campo da calcio, è questo punto qui del gioco praticamente, della mappa. Per ora ci sono gli invasori. Vogliono la regina. E vabbè, no invece. Non è possibile. Come sono entrati? Non si preoccupi, Katara-sama, la difendiamo noi. Per favore entri nel palazzo, Katara-sama. Ma il popolo. Il popolo sta combattendo. Muori, marrano, fellano. No, fellone. Anche se fellano va bene pure. Ah, la principessa è in difesa. Saja-su! Ci picchia! Ma neanche nei film! Sarges? Te l'ho già detto, quando la principessa è in difficoltà io correrò. Otomuri! Stupido, così ti farei beccare! Non importa. Si farà beccare perché ricordiamo l'esilio e tutto quanto il resto. Oi oi. Non vorrete uccidervi ancora l'un l'altro? La principessa voleva creare un mondo senza guerre. E per farlo mi è stato chiesto di combattere. Ma nonostante io avessi vinto la battaglia, non ero affatto felice. Ah. Allora, qui va fatto un attimo un po' di spiegazione perché davvero ci ho capito pochissimo durante la registrazione. Il fatto è che mi sembra, da quello che ho capito, Kiel era diviso in più terreni e in ogni terreno c'era appunto un re che governava e la principessa, la figlia o il principe. Che succede? I guerrieri vogliono conquistare il terreno dove si trova Katora. Però Sarges, nonostante fosse in esilio, sta raccontando di come Katora l'abbia supportato nel corso del tempo. Nonostante lui fosse in esilio, lei l'ha comunque. Ha cercato in tutti i modi di aiutarlo. E anche il villaggio ha aiutato Sarges, comunque sia, a rimanere il più vicino possibile alla regina. E anche se era in esilio, la gente comunque gli portava del cibo e Katora oltretutto si interessava al popolo. Insomma, alla fine Sarges sta raccontando ai guerrieri che Katora è misericordiosa, che il villaggio è benevolo anche se è stato accusato di tradimento. Quindi alla fine loro Sarges riesce a toccare il cuore di queste persone e la guerra finisce lì. Mo' lo acclamano! Perché? Così facile è stato? Sarges deve avere un carisma eccezionale allora. Ma cosa? Le sue parole hanno mosso il cuore del nemico. E preferisce morire piuttosto che dar la vinta al nemico. Eccola là. Quando ha protetto la signorina Katora deve essersi fatto male. Quindi è così che è morto, Sarges. A quanto pare sì. Hai reso il pianeta Kiel quello che è grazie al tuo coraggio. Il tuo nome non scomparirà, ma sarà tramandato come il nome dell'eroe leggendario che ha salvato il pianeta. Ti ringrazio, testa di bovino Sarges. Quindi questo era il passato di Sarges, ragazzi. Incredibile. Eccolo! Ciao, Temma. Sarges?
Ma Pixie, ma che succede? Beh, questa è la mia vera forma. E a quanto pare Sakura è attratta da Sarges, eh? Hai capito? Ma non ti illudere, Sakura è uno spirito oramai. Sarges, ma cos'è esattamente questo posto? Abbiamo visto anche i tuoi eventi passati, ma che significa? Vedi, questo è un luogo in cui i ricordi vengono custoditi e poi resi visivi. Quello che avete visto era il ricordo del pianeta Kiel e delle persone che vi sono morte. Però credevo che potessi rimanere solo un pixie, dato che sei semplicemente uno spirito. Non potevo perché ero morto. Cioè, tu puoi perché eri morto, se è rimasto il tuo spirito. Ha detto inoltre che ha un desiderio da esprimere. Che voglia giocare a calcio. Voglio che tu protegga la principessa. Essendo sotto forma di Pixie non posso proprio farlo, è ovvio. Non posso combattere se il pericolo dovesse abbattersi sulla principessa, non posso neanche muovere un dito. La principessa adesso è la vera unica sopravvissuta di Kiel. Sì, perché sappiamo anche che Potomuri era più che altro uno spirito, non era il vero Potomuri. Quindi vuole che siamo noi a proteggerla. Ad ogni modo non mi sta bene, non sei abbastanza forte, quindi devi diventarlo sempre di più. E quale modo migliore se non una partita contro il team Big Bang, di cui ovviamente fa parte lui. Darò il 200%. In una partita a calcio, oh yes! Beh, direi che una partita a calcio ci sta tutta, ma nel prossimo episodio, perché questo ci ha portato via fin troppo tempo. Bene, Kuj, per questo video è tutto, nel prossimo partita contro il team Big Bang, come lo chiamano loro perché loro sono giapponesi e quindi non sanno parlare bene l'inglese, neanche un po'. Regnimodi, come sempre, vi ringrazio per aver seguito il video. Vi ricordo ovviamente che in descrizione trovate il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo, come sempre, nel prossimo video. Bye bye!